Neanche Mastrotta farebbe una cosa del genere. Sigla. Allora, oggi la situazione è un po' particolare, però questa tecnologia Quick Drive, cioè questo modello di lavatrice, è veramente particolare, anche perché adesso sta realizzando la centrifuga a 73 decibel, cioè non si sente proprio. Tra le altre cose, realizza il lavaggio a 49 decibel. Infatti molto spesso io passo qui e noto che lei è accesa, però in realtà io ogni volta ho la sensazione che non stia lavorando, perché è assolutamente silenziosa, proprio perché c'è questa tecnologia digital inverter, quindi quick drive, che permette veramente di ridurre i risparmi, avere il massimo della silenziosità. Quindi comunque questo è un prodotto veramente eccezionale. Prima di questa noi abbiamo provato l'ultimo modello dell'LG, però in realtà forse siamo stati un po' sfortunati, perché l'abbiamo, cioè l'altro modello dell'LG, l'ultima tecnologia, l'abbiamo restituita e quindi sostituita ben 3 volte. Con questa qui che stava lì esposta, in realtà l'avevamo un po' sottovalutata, mentre in realtà è assolutamente eccezionale. Sta lavorando, sta sempre realizzando una centrifuga. Una centrifuga a 800 giri, quindi non al massimo, ma è assolutamente silenziosa. Cioè io non adesso non sento bene, non mi rendo bene conto, poi sicuramente rivedendo il video nel montaggio capirò quanto rumorosità si sta ascoltando adesso, cioè stiamo ascoltando adesso, però io da qui, e sono posizionato vicino, io sinceramente non avverto tutta questa rumorosità. Quindi adesso sta realizzando una centrifuga, quindi risciacquo più centrifuga a 800 giri. Dopo poi vi spiego nel dettaglio altre funzionalità. Quindi adesso aspetto che finisca il lavaggio completo, dopodiché da qui passeremo all'altra. Quindi poi nei prossimi giorni cercherò di recensire anche l'altra, sempre con tecnologia Quick Drive, quella che si trova su. Adesso vi faccio vedere, facciamo tutto in diretta, eccola lì. Sì, perché poi ho recensito in realtà anche questo kit, vi lascio il link qui sulla sinistra in descrizione, sulla mia sinistra, ma in realtà sulla vostra destra quando guarderete il video, per andare a vedere la recensione di questo kit che veramente ha risolto il problema del questo tipo di problema legato poi allo spazio, al fatto comunque di voler tenere insieme due prodotti che poi tra le altre cose sono anche molto belli esteticamente. Quindi finito tutto quanto, poi la aprirò all'interno, quindi vi spiegherò bene questa tecnologia. Allora, voglio fare una precisazione: l'asciugatrice di cui vi parlavo prima, sempre di ultima generazione Samsung, non è una non ha tecnologia Quick Drive, ma Optimal Dry Digital Inverter. È importante che io vi dicessi questo, come anche che ogni volta che voi accendete lei, quindi la lavatrice qui in questione, questo bel pezzo di lavatrice, allora nel premere il tasto, allora lei vi emette questa musichetta, però in realtà ad ogni fine lavaggio c'è sempre una musica che accompagna, quindi la fine del programma, ed è molto molto carina, che però in ogni caso può essere anche disattivata. E adesso lei ha finito comunque di completare il lavaggio, il tempo di svuotarla, mi raccomando continuate a seguire il video, perché adesso scenderò nei dettagli su tutte le funzionalità e le caratteristiche di questo ultimissimo prodotto di ultimissima generazione Samsung. Io direi di partire dai dati tecnici che riguardano le misure. Abbiamo 60 centimetri, ma in realtà 69 centimetri compreso, quindi la profondità compreso, quindi l'oblò, per 60 centimetri, per 85 di altezza, per un peso di ben 81 kg. In classe di quindi questo prodotto ha una classe di efficienza energetica di A con 3+.
ma vediamo nel dettaglio questa tecnologia Quick Drive. Praticamente il cestello si muove in una certa direzione, ok? Si muove ruotando sul lato sinistro. Al contrario, non vorrei sbagliare, ma comunque il cestello si muove quindi in una direzione, mentre il fondo del cestello ha un movimento autonomo, ma in realtà si muove nel senso opposto rispetto a quello del cestello. Questo tipo di meccanismo riduce i tempi di lavaggio addirittura fino al 50%, ma ottimizza anche il lavaggio stesso, ottenendo dei risultati veramente eccezionali. La tecnologia VRTM, la tecnologia Digital Inverter poi di questo prodotto, riduce quindi la vibrazione e la rumorosità del lavaggio. Infatti, come vi dicevo prima, questa lavatrice produce solo 49 decibel durante il lavaggio e 73 decibel durante poi quindi durante il programma di risciacquo e centrifuga, quindi veramente stiamo su livelli molto bassi. Questo sistema VRTM di cui vi parlavo prima è un sistema tridimensionale di rilevazione delle vibrazioni, soprattutto poi ai bassi giri. Che cosa fa? Allora, questo sistema funziona in questo modo qui. Il cestello, cioè intorno al cestello ci sono 14 sfere, 14 sfere che mantengono quindi il cestello in equilibrio, soprattutto quindi quando la lavatrice, quando il cestello ruota più lentamente. Queste sfere a loro volta sono mantenute più saldamente possibile in equilibrio da potenti calamite che fanno in modo appunto che questo livello di rumorosità sia ridotto veramente, ma anche di vibrazioni sia ridotto veramente al minimo. Un'altra caratteristica di questa lavatrice è sicuramente data dalla possibilità durante il lavaggio di poter mettere in pausa il lavaggio e aggiungere altri capi che abbiamo dimenticato di inserire all'inizio del programma. Questo lo possiamo fare mettendo appunto in pausa il programma e quando però la temperatura interna della lavatrice è al di sotto dei 50 gradi. Un altro sistema presente all'interno di questo prodotto, su questo quindi articolo, si chiama Auto Optimal Wash ed è un sistema che ottimizza appunto Auto Optimal Wash, quindi che ottimizza il lavaggio attraverso quattro step. Il primo step riguarda il sensore di peso presente all'interno del cestello, per cui c'è un sensore che determina il peso del nostro bucato. Il secondo step invece riguarda il sensore del livello dell'acqua, perché è presente anche un sensore che stabilisce il livello dell'acqua presente all'interno del cestello. Il terzo step invece riguarda l'autodosatore, perché una volta che noi inseriamo il detersivo, questo sistema è in grado di determinare quanto detersivo occorrerà per il nostro bucato. Il quarto step invece riguarda il sensore di torbidità, perché in base alla torbidità dell'acqua questo sistema determinerà quanto sporco siano i nostri capi e in base a questo ottimizzare tutto il processo di lavaggio. Un'altra nota particolare legata a questo prodotto è sicuramente il vapore igienizzante. Ci sono i programmi Steam, Steam sta per vapore. In effetti con questi programmi dal fondo del cestello della lavatrice fuoriesce del vapore che permette una riduzione del 99,9%, quindi del 100% dei batteri sui nostri capi, e questo può essere utile magari anche per chi in casa ha degli animali e ha bisogno quindi di una maggiore o più particolare igienizzazione di alcuni tessuti. Poi la funzione ecolavaggio è una funzione particolare perché permette anche alle basse temperature di poter lavare i capi in una maniera diversa, perché il detergente viene trasformato in bolle e che penetrano molto più radicalmente, molto più facilmente all'interno dei tessuti per eliminare lo sporco, e i risultati sono sinceramente visibili. Tra le altre cose c'è anche una funzione di ecolavaggio rapido che si realizza in soli ben 39 minuti, è veramente molto efficace. C'è una resistenza in ceramica, c'è la possibilità del blocco per i bambini, quindi il blocco della digitazione dei tasti per i bambini, quindi le funzioni sono veramente tante. C'è poi ancora un'altra funzione che a me piace tantissimo ed è una funzione
tecnologica che si chiama Curator, quindi la possibilità di poter connettere la nostra lavatrice attraverso il wifi con tutti quelli che sono gli elettrodomestici del nostro ambiente casa. Ci sono varie applicazioni, in realtà io ne utilizzo una che mi ha permesso dall'inizio di poter fare un accesso molto più rapido rispetto alle altre applicazioni, che si chiama SmartThing. Quindi attraverso questa applicazione, poi magari vi lascio il link in descrizione, è possibile connettersi rapidamente con la nostra lavatrice e poter gestire in piena autonomia tutti i programmi, quindi dal tempo di gestione dei programmi a tutta un'altra serie di funzionalità. Avrete anche notato sicuramente la luce LED blu che permette quindi il carico, che permette quindi il carico e lo scarico del nostro bucato. Quindi è una luce molto bella anche da vedere, che sicuramente non si accende quando apriamo lo sportellino, ma si accende quindi quando dobbiamo caricare e dobbiamo scaricare. Quindi è una luce collegata allo blò. Un'altra cosa importantissima è l'eco pulizia del cestello. Ovviamente è una funzione prevista dai programmi, quindi nei vari programmi c'è anche questa. Però una volta acquistata questa lavatrice, dopo i primi 40 lavaggi, sarà lei ad indicarvi e a suggerirvi di fare questa pulizia, che ad esempio dura 2 ore e 23 minuti. Poi è chiaro, dopo sarete voi a gestire questa funzione, però è una funzione molto importante. Un'altra cosa importante, ad esempio, questa è una 8 kg. Noi abbiamo acquistato questa 8 kg perché in alto abbiamo un'asciugatrice da 9 kg, quindi in questo modo tutto il bucato che togliamo dall'asciugatrice che ha una capacità di 9 kg riusciamo a gestirlo tranquillamente in questa da 8 kg. Ci sono anche altri modelli da 10 kg, quindi diciamo si parte da modelli da 10 kg che hanno comunque le stesse caratteristiche. La velocità massima della centrifuga è di 1400 giri al minuto. Allora, io penso, credo e spero di aver detto proprio tutto, e vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, ma anche per permettermi di poter continuare a fare delle recensioni simili e per supportare il canale, quindi condividendo anche i miei video. Per adesso vi saluto e ci vediamo in questi giorni, spero, all'interno dello studio di CF Recensioni a Napoli per altri video e per altre recensioni. Ciao a tutti!